Cosa c'è di più difficile per un costruttore d'auto da corsa che costruire una vettura vincente? Costruire un'auto vincente in pista e perfettamente a suo agio anche sulle strade di tutti i giorni. Se questo assunto può essere considerato la quintessenza del credo di Enzo Ferrari, la 250 GTO, nata nel 1962 per sbaragliare gli avversari nel neonato mondiale Gran Turismo, è la sua concretizzazione più fedele. Nessuna tra le GT di Maranello è così tanto ammirata e desiderata. È anche estremamente rara, costruita in soli 39 esemplari, con carrozzerie tutte diverse fra loro, abilmente assemblate da sapienti battilastre. Per un triennio ha dominato la scena motoristica, vincendo sui circuiti più famosi. Non a caso, oggi vanta quotazioni da capogiro. Nel 2010 un esemplare battuto all'asta ha raggiunto la cifra record di 20 milioni di euro. Insomma, dopo 50 anni, la Ferrari 250 GTO conserva ancora intatto il suo mito, in virtù di una storia affascinante e ricca di successi. Alla fine della stagione 61, la Commissione Sportiva Internazionale aveva varato un nuovo regolamento che, di fatto, bandiva le vetture prototipo dalle gare di durata in favore delle Gran Turismo di serie, costruite in almeno 100 esemplari. L'idea era quella di limitare le prestazioni delle vetture, costringendo i costruttori a rinunciare a scendere in pista con prototipi troppo esasperati o estremi. Sfruttando le pieghe del regolamento e partendo da una Gran Turismo di razza come la 250 SVB, Enzo Ferrari riuscì a far omologare un'evoluzione di quella vettura. Al suo staff, diretto da Giotto Bizzarrini, il Drake affidò così l'incarico di sviluppare una vettura stradale che fosse al contempo un'auto da corsa senza compromessi, un puro sangue che all'occorrenza poteva essere guidato in smoking. 250 GTO, dove O stava appunto per omologata. Era nato un mito. Concepita attorno al monumentale 12 cilindri a V di 60 gradi da 3 litri e 300 cavalli, alimentato a dovere da 6 carburatori a doppio corpo che oggi farebbero la gioia dei benzinai, la GTO pesa appena 900 kg, grazie alla sua carrozzeria in fogli d'alluminio battuti a mano dal maestro Sergio Scaglietti. Il suo profilo è stato concepito sulla base di importanti nozioni acquisite in campo aerodinamico. Numerose aperture lungo la carrozzeria le conferiscono un look estremamente aggressivo, a cominciare dalle 3 prese d'aria semi-ovali sul cofano o le feritoie sulla fiancata, che ricordano le branchie di uno squalo. La coda tronca vanta un primordiale spoiler, un inedito fra le vetture di serie. Nata per vincere, la GTO sbaragliò gli avversari fin dalla gara d'esordio, alla 12 ore di Sebring del 1962. Ripetendosi poi alla Targa Florio, al Turistrofi, a Silverstone, a Le Mans, a Monza, a Spa, al Nürburgring, a Daytona. Dunque, obiettivo centrato. La 250 GTO dominerà la scena iridata dal 62 al 64, cavallino di razza per antonomasia. Non è la Ferrari più rara, la più vincente o la più veloce. Semplicemente è stata la Ferrari più Ferrari di tutte. Una scultura in movimento che a 50 anni dalla sua nascita torna a rivivere grazie a Editalia.